questa brochure che vedete qua è per me di un grandissimo valore. Perché quando abbiamo ideato, già nel programma elettorale, poi materialmente con le strutture, tutto il percorso delle ciclovie, prima ancora di tracciare la prima linea della prima ciclovia delle Marche, ho chiesto di fare in modo che il sistema cicloviario delle Marche avesse un linguaggio comune, cioè parlasse dappertutto la stessa lingua. Perché proprio non solo sotto il profilo, chiamiamolo, dei contenuti, cos'è gran parte della creazione del ciclovia delle Marche? Per esempio, lungo la riviera Adriatica è collegare i pezzi ciclabili che già esistenti. Oggi pomeriggio sarò a Civitanova a inaugurare un tratto di ciclabile che fa parte di un progetto fra tre comuni di cosa? Di ricucitura delle parti fra una ciclovia e l'altra. E quando ci sarà il ponte sul Chienti farà la ricucitura più importante, ovviamente sono i ponti, quelli che l'investimento anche più impegnativo, che unisce in maniera strategica, ma già quasi tutte le realtà rivierasche hanno fatto dei tratti, ma non sono collegati. E questa ricucitura ha bisogno anche di un linguaggio comune, perché non è che ogni 500 metri mi trovo un modo diverso di raccontare la ciclovia, di raccontare la destinazione, di metterci la segnalettica, di indicarla in termini di mappe e di raccordo. Quindi è di grandissima qualità, di impatto e anche di comunicazione e di rapporto con chi utilizza un'infrastruttura, poter avere quell'infrastruttura che si racconta come oggi fanno le strade per conto loro. Cioè, chi di noi non conosce il segnale verde delle autostrade e sa che per raggiungere il casello segue quella freccia verde che lo porterà fino al casello autostradale? Dentro l'autostrada, chi non conosce quel modo di indicare che presto ci sarà fra 2 chilometri un'uscita, fra 1 chilometro un'uscita, eccetera? Cioè, ha un linguaggio suo molto preciso. Chi va in metropolitana conosce quel linguaggio internazionale fatto di linee colorate, di pallini, pallini con il nome delle stazioni, dietro l'altra, l'inizio, la fine, come punto di riferimento del percorso. Cioè, hanno oggetti che hanno un loro linguaggio e tu ti sposti dentro la rete e ritrovi sempre lo stesso linguaggio. Oggi, se voi andate in una ciclovia di una città, quella di un'altra, poi un'altra ancora, più delle volte trovate 3 linguaggi diversi. Io direi che in molte città, spesso all'interno della stessa città, le ciclovie parlano un linguaggio diverso. Allora, le ciclovie delle Marche hanno bisogno di un loro linguaggio, di una loro impostazione, di indicazioni. E in questa maniera, insomma, si crea quel terreno comune che permette in questa fase avanzata di progettazione di poter dare lo stesso tipo di indicazione, di segnalettica, di modalità costruttiva, di attraversamento, e via dicendo. Ci sono alcune cose che riguardano le biciclette poco conosciute dagli automobilisti. Ieri commentavo l'attraversamento con i cubotti, no? Sì. Quanti conoscono l'attraversamento ciclabile? Conosciamo tutti l'inserimento pedonale che è fatto a strisce. Ma l'attraversamento ciclabile, dove la bicicletta ha la precedenza, fatta con i cubotti, quanti la conosciamo? I cubotti Pochi. sono inquadrati. Quindi i cubotti siamo. Però per far capire che sono disegnati come quadrati invece che come rettangoli. Quindi costruire tutta questa, chiamiamola coerenza, anche un modo per far dialogare meglio l'automobilista e il ciclista nel linguaggio della strada. Questa che è un'innovazione, io mi ricordo anni fa col Ministero dei Trasporti, che chiedevamo di poter fare questa che chiamavano la casa delle La casa biciclette. avanzata. Comunque, diciamo, il fatto che davanti a un segnale di stop prima di un semaforo ci potesse essere uno spazio per svoltare a sinistra, da destinato alle biciclette. Perché il codice della strada non consentiva questo comportamento che i ciclisti hanno in natura, cioè di mettersi davanti le auto per poi svoltare o andare dritti, vi dicendo. Allora, questo sistema, che oggi è diventato codice della strada, viene data come indicazione per affrontare gli snodi, quindi dai una indicazione comune su come affrontare determinati passaggi. Quindi ecco, alle ciclovie si affianca a tutto uno studio fatto di segnalettica, di strutture per momento di sosta, di approfondimento degli elementi del paesaggio del territorio, e via dicendo, di grandissima qualità. Io che tutte le mattine, anche questa mattina, sono venuto in regione col treno. Vedere chi viene in Ancona portandosi con sé la bicicletta agganciata al treno, poi sgancia, scende e viene qui in città, è un fatto bellissimo, cioè l'intermodalità, quindi il modo in cui questo si interfaccia con le altre infrastrutture, è l'indicazione chiara per sapere dove è vicino a una stazione, e via dicendo. Insomma, è un modo di raccontare un'infrastruttura in maniera unitaria, e questo dà una forza straordinaria al
all'investimento che viene fatto, perché rende tutto più fruibile, più fattibile. Mi sposto da un comune all'altro, dalla nostra regione, ritrovo lo stesso linguaggio, quindi vedo che parte una ciclovia, dove continua, fin dove arriva. Le notizie di ieri poi per noi sono miele sul perché il fatto che la trattativa europea di 200 miliardi a fondo perduto per le infrastrutture più gli altri 170 a prestiti, va bene? Complessivi, insomma, sono una cosa notevolissima, perché significa che quello di cui stiamo parlando non è solo una mezza opera che non viene finanziata da metà, no? Cioè, per metà è finanziata fra quello che si è messo la regione in questi anni e quello che hanno fatto negli anni i comuni, ma diventa una realizzazione possibile. Ora, a maggior ragione, il lavoro di oggi, questo linguaggio che si trasmette ciclovia dopo ciclovia in tutta la regione, diventa il linguaggio di un oggetto reale e non di un'astrazione, cioè di una rete vera di 800 km di piste ciclabili che si pronuncia in tutto il territorio regionale. Mancherebbe la ciclovia della Pedemontana, no? A completare, come sì, fanno le strade, no? Come sulla viabilità vogliamo fare la Pedemontana, certo. Mancherebbe la ciclovia della Pedemontana e avresti lo stesso schema. Le connessioni ci sono, anche se non sono. Sì, sì, abbiamo finanziato con un milione di euro la parte che da esatto. Piastra. Questo è il disegno, no? Questo è il disegno ciclovie. L'Adriatica. Poi ci sono le quattro nazionali più le altre che sono regionali. Ancona, come al solito, non si fa mancare nulla perché raddoppia una più sul Conero e l'altra ai piedi del Conero. Quindi raccorda quello che sta attorno al Conero, anche le due vallive che sono qua, e quindi dà la possibilità per quelli più pigri, meno pedalanti, di fare questa. Per quelli più energici o con la pedalata assistita sicura, di fare quest'altra. Però insomma è un fortissimo disegno, la Pedemontana è un asse che passa in questa maniera. Quindi è evidente che se anche quella avesse la sua ciclabilità, sarebbe addirittura proprio la struttura a rete con maglie larghe, insomma, dell'intero territorio. Cosa stanno facendo i comuni? Si stanno collegando alle ciclovie. Ero a Serata, che mi racconta per lo Sferisterio, il sindaco mi raccontava che loro stanno investendo sui collegamenti con la nuova, quella che sarà la ciclovia del Chienti. E poi, diciamo, i comuni si devono ricollegare a questo sistema. Quindi quello che vedete è le ciclovie regionali, come fossero strade regionali. Poi a queste si agganciano, per esempio, il peso da tutto il sistema urbano delle ciclabili. Chiaro che il sistema urbano delle ciclabili già dialoga, tra parentesi, con queste due, perché già esistono. Sono tratti completamente realizzati, e quindi hai poi le reti, chiamiamole, dei comuni che si appoggiano su questa. Non è l'intera rete delle ciclovie presenti nelle Marche, è l'ossatura di connessione nel territorio regionale sulla quale poi si innestano anche altri percorsi. Anche a loro dare indicazioni chiare, sai come indicare nella tua rete come collegarti, come connetterti a questa qua. Quindi ha anche un valore per le altre ciclabili che non sono ciclovie, nel momento in cui è chiaro il linguaggio che rappresenta e racconta le ciclovie delle Marche. Ah, nazionale c'è quella da Sano, la Flaminia, poi nazionale è quella della 76, la Vallesina, il Chienti e il Tronto. Sono quattro. Io dico la Tronto, Chienti, Esino e Metauro. Perché piace con i fiumi. Su quelle noi potremmo investire meno, tra virgolette, perché potremmo prendere gli investimenti delle ciclovie nazionali. Esatto. Adriatica e le altre quattro. No. Noi abbiamo finanziato di quella rete che vedi, il 50% o è realizzato e finanziato. Già oggi. Quindi questo è fatto già. Manca il 50%. E dico che l'obiettivo, secondo me, è quello di portarci fondi, cioè almeno se lo Stato ti coprisse tutte quelle nazionali, poi la regione con fondi europei, eccetera, o FSC può coprire il resto. No, dicevo, per quello che riguarda invece l'Adriatica, mi ricordo che noi siamo capofila, quindi da Chioggia fino al Gargano, e che abbiamo già assegnato i lavori di progettazione per un bando di 1 milione di euro. E quindi, insomma, l'abbiamo già assegnato, stiamo aspettando che venga redatto il progetto preliminare
e poi noi avremo la possibilità di realizzare 40 chilometri nella costa marchigiana con questo progetto. Voi stamattina non l'avete mai visto il ciclovia? No. Mettiamo un po'. Perché pre-Covid stiamo facendo giro ciclovia per ciclovia di tutta la regione. Mettiamo... Poi siamo interrotti con il Covid. Questo è un video. Sì. Cosa? Ogni tratto viene colorato in miniatura una mappa con i colori diversi a seconda se c'è già, se è finanziata, se è realizzata, eccetera. Ho finanziato quelle che abbiamo indicato lì, sono tutte finanziate. Sì, però non tutti i tratti. Sì, non però. Per intervalli, i tratti finanziari e i tratti finanziati. Praticamente per esempio, l'accoglienza arrivava fino all'auditore, giusto? Sì, sì. Poi da auditore in poi l'altra. Adesso mettiamo il filmatino perché. Sì, scusa. Nuovo? Durante il filmatino perché. Tu ce le... Sono di torno. Come voglio spegnere il microfono? Ecco. Vai. Sì. Allora, la presentazione che facciamo è una presentazione sintetica dove facciamo questo, indichiamo sia in maniera, quindi con alcune slide, il lavoro che riguarda proprio la segnaletica, le linee guida, poi c'è anche un file completo, però chiaramente è composto da numerose pagine ed è molto tecnico. Detto questo, anche poi lo stato d'avanzamento delle ciclabili, come siamo arrivati all'aspetto progettuale e finanziamento. Possiamo andare alla prossima. Ancora avanti, ecco. Allora, gli elementi, innanzitutto poi anche della segnaletica, ci sono alcuni elementi per noi principali, che sono innanzitutto le ciclovie le abbiamo pensate inserite nel paesaggio, cioè le ciclovie non sono solo delle, diciamo, dei percorsi anche da vedere, perché alcune volte i ponti hanno una qualità architettonica che è interessante proprio per vedere l'oggetto, ma fondamentalmente sono per, attraverso la ciclabile, scoprire e vedere nuovi paesaggi. Nelle aree urbane, tramite le ciclabili, andiamo a scoprire magari dei retri che di solito non nessuno utilizza o dei percorsi che nessuno utilizza, quindi si va veramente alla scoperta di un paesaggio. E nelle aree poi invece più agricole, più affascinanti, abbiamo dei percorsi in cui siamo stati sempre molto attenti da parte dei progettisti agli inserimenti ambientali e quindi diciamo sono dei percorsi che permettono con molta delicatezza, con molta attenzione di attraversare dei paesaggi di particolare bellezza. Oltre a questo, chiaramente viene vista anche come infrastruttura ecologica e quindi la nostra struttura è una struttura pettine in cui abbiamo, come dire, ripreso i principali assi infrastrutturali, che sono quelli dell'Adriatico, che sono gli assi interni legati agli assi fluviali.
immaginiamo che anche l'Adriatica ha un ruolo veramente particolare, perché a differenza delle altre ciclovie nazionali, della nostra ciclovia, la ciclovia adriatica è una ciclovia che è estremamente urbana, cioè quindi non è solo un percorso, diciamo, nazionale per attraversare la nazione, in questo caso da Chioggia a Gargano, ma è un percorso importantissimo anche per quanto riguarda tutta la parte urbana marchigiana, per andare, che ne so, da Civitanova a Porto Sant'Elpidio, da Fano a Pesaro, via dicendo. Quindi è una ciclovia che ha un carattere sia sotto l'aspetto paesaggistico sia sotto l'aspetto proprio di infrastruttura ecologica, perché può essere utilizzata per gli spostamenti anche legati agli aspetti turistici o tra le varie città. Oltre a questo abbiamo indicato poi all'interno delle linee guida non solo, diciamo, la segnaletica con l'ultima evoluzione del DL34, ma anche abbiamo evidenziato un manuale tecnico, cioè c'è un manuale che indica i costi e le modalità di costruzione, quindi sia di segnaletica sia proprio per quanto riguarda la parte della pavimentazione. Quindi c'è un manuale delle indicazioni, in modo che i progettisti all'interno delle Marche possono avere un confronto, un utilizzo, diciamo, di una serie di materiali consoni per fare delle piste ciclabili con caratteristiche e costi diversi tra di loro. Un altro aspetto che è sempre stato indicato anche all'interno della segnaletica sono i collegamenti intermodali, cioè quelle ciclabili per noi non sono solo un percorso, come dire, sotto l'aspetto turistico legato al divertimento, ma sono anche un percorso che si interseca costantemente con gli aspetti intermodali, in questo caso stazioni ferroviarie o autobus. All'interno della segnaletica, come vedremo dopo, sono sempre indicate le possibili fermate, intersezioni con gli autobus o con le linee ferroviarie. Quindi non solo le piste prestano attenzione alle linee ferroviarie, alle stazioni, mi viene in mente quella del Vesino, ma anche quella lungo il Chienti, ma quindi hanno sempre un percorso che porta alle stazioni, ma oltre a questo abbiamo una segnaletica che non è solo raggiungere dei luoghi delle città, ma raggiungere dei luoghi interessanti, dei luoghi particolarmente importanti e delle soluzioni intermodali. Immaginiamo la possibilità sia di prendere un treno, che già avviene, no, con gli ultimi treni ci sono anche le ricariche elettriche, oppure anche gli autobus che possono avere dei portabiciclette, raggiungere un luogo, scendere da lì, poi magari in leggera discesa o con un percorso particolare, fare un tratto di questa rete, no? Non è necessario farla tutta, un tratto particolare andando a vedere dei monumenti. Passiamo alla prossima. Ecco. Le ciclovie sono appunto 13 ciclovie trasversali e la ciclovia adriatica che è la principale. Adesso qui vediamo un po' tutto il pettine. Alcune di queste trasversali, come evidenziava il Presidente, arriveranno in Umbria, quindi si collegheranno con la rete Umbria, quindi con la rete nazionale, fino ad arrivare, diciamo, al Tirreno. Passiamo alla prossima. I colori, in questo caso la segnaletica, come dire, ha due grandi famiglie, quella, diciamo, dell'Adriatica, che stiamo sul blu, che è legato alla ciclovia nazionale, e quella invece delle nostre ciclovie, che hanno i colori delle terre e del paesaggio, e quindi hanno colori, come dicevo prima, in cui le ciclabili, anche la segnaletica, oltre che la pavimentazione, le ciclabili si inserisce con estrema attenzione all'interno del paesaggio, dove per noi il luogo più importante non è tanto far vedere la ciclabile, ma nel momento in cui uno percorre questa ciclabile vedere il paesaggio in una maniera diversa da come si vede normalmente, magari passando in auto. Passiamo alla prossima. Abbiamo sempre una visione che non è mai quella verso est e verso ovest, da sopra il fiume. La segnaletica viene divisa, diciamo, in primo e secondo livello. La segnaletica di primo livello, vedete qui le indicazioni, in questo caso sono indicazioni che ci indicano su quale ciclovia siamo e la distanza, diciamo, dalle città più vicine che possiamo raggiungere. Quella di secondo livello invece, passiamo alla prossima, è composta, no ancora, siamo andati troppo avanti, ancora indietro, ecco questa. Ok, va bene. Quella di secondo livello invece ha, diciamo, tre modalità di totem che danno indicazioni diverse. Queste sono estremamente interessanti perché, ripeto, sono una parte di un percorso che è anche turistico, non è solo andare in bicicletta, e danno delle indicazioni proprio del territorio. Il primo, il totem di 60x200, dà le indicazioni, andiamo a vederlo, che è la prossima immagine. Eccolo qui, dà delle indicazioni, diciamo, schematiche sul percorso, un po' come se fosse una linea della metropolitana. Ci dice dove saranno le stazioni ferroviarie, quale sarà il contatto intermodale con delle fermate dell'autobus e dove sono una serie di intersezioni con la via principale per quanto riguarda, diciamo, il percorso. Andiamo alla prossima.
Invece il totem B indica per l'intera ciclovia una serie, diciamo, come vedete, una planimetria, una serie di percorsi che ci danno delle indicazioni dei luoghi di interesse. Quindi possono trovare, che ne so, anche legate a luoghi archeologici, alle cantine, in particolar modo, poi lo vedremo meglio nel totem 3, ancora più definito, quindi ai luoghi di interesse che un ciclista, anche non marchigiano, che anche non conosce i percorsi, può raggiungere e conoscere tramite quest'altra modalità di percorrenza del territorio. Andiamo a vedere la terza, eccola qua, questa è specifica su un certo luogo, su un luogo, e quindi a questo punto tutte le informazioni possibili, interessanti da andare a vedere, vengono precisate. Passiamo ancora alla prossima. Ci sono delle indicazioni proprio legate ad aspetti, ad abbazie particolari, delle cantine, in modo che passeggiando, anche se uno non conosce alcuni luoghi, è interessato, è portato ad andarli a vedere. Anche perché guida state presa in bicicletta, non c'è ritiro della patente. Non c'è ritiro della patente, al massimo si va in un fiume, quindi. Ma una cosa importante anche sull'altro aspetto, come dicevo prima, della solidità, cioè nel momento in cui noi abbiamo progettato le ciclabili, le pensiamo, come dire, resistenti. Non è una cosa banale, nel senso che quando le facciamo sugli argini dei fiumi, investiamo una cifra importante per difenderle. Quindi facciamo dei sistemi arginali che servono i fiumi e contemporaneamente alla ciclabile. Quindi non è una ciclabile che dopo poco tempo magari diciamo, non è difesa dalla parte idraulica, ma sono dei percorsi, come dire, resistenti. Che poco i comuni per le manutenzioni. Ci sono poi dei chioschi dove ci sono concentrate tutte le varie pannellature con poi delle possibilità di sosta. Possibilmente vicino dovremmo mettere delle fontanelle di acqua, dei luoghi in cui ci si può fermare, magari in luoghi particolarmente interessanti, le telecamere, e ci difendiamo. Va bene, andiamo alla prossima. Abbiamo dato delle indicazioni chiaramente anche per quanto riguarda i parcheggi urbani, o i parcheggi, un tema che stiamo sviluppando con Rete Ferroviaria Italiana, è il rapporto nelle stazioni proprio legato alle biciclette, dove il tema della sosta diventa uno degli elementi prevalenti, in questo caso è avere la bicicletta, come dire, coperta, ma anche in sicurezza. E quindi con RFI abbiamo un protocollo d'intesa in cui la Regione Marche sta sviluppando l'innalzamento della qualità della sosta delle biciclette in stazione, quindi l'intermodalità è legata chiaramente anche alla qualità della sosta, quindi non solo più una linea, ma diciamo queste linee ciclabili che diventano qualcosa di più delle superfici dove abbiamo la sosta protetta, abbiamo dei chioschi, quindi una serie di servizi aggregati a questo percorso. Questa è una delle schede, ma ce ne sono varie all'interno, in cui è indicato il costo parametrico, le modalità di costruzione, in questo caso è una resina, o possono essere in asfalto, in varie tipologie. All'interno del volume ci sono 5-6 tipologie per quanto riguarda. Sono meno quelle colorate, queste che sono molto naturali, perché il tipo di conglomerato può essere di colore diverso, no? Anche la pasta c'è. Sono molto vicine alle terre, sì. Delle quali camminano. Abbiamo poi una serie di immagini, ecco, anche specifiche sul... Ecco, sì, qui vediamo una serie di possibilità dell'asfalto esfogliato, poi abbiamo l'asfalto drenante, vabbè, una serie di possibilità tecniche, il costo varia 70 euro, 20 se solo lo stato finale, chiaramente dipende, è un costo parametrico questo, ma fa capire subito se uno vuole realizzare un tratto, quanto costa un tratto di ciclabile legato, diciamo, a metro lineare. Possiamo andare avanti? Ancora? Abbiamo poi andiamo a vedere la parte, diciamo, ecco, in questo caso è un resoconto di quello che stiamo facendo, in cui abbiamo la ciclovia adriatica, dove è stata affidata la gara, quindi la Regione Marche è stata regione capofila di tutta la ciclovia adriatica da Chioggia al Gargano, che vale circa più di 1100 km, 99 comuni, poi le regioni dal Veneto alla Puglia, 6 regioni, e quindi 17 province, e abbiamo quindi sia fatta la gara della progettazione, sia Regione Marche ha affidato i progettisti. I progettisti hanno già l'incarico e stanno lavorando per fare la fattibilità dell'intero percorso, quindi il rilievo e la fattibilità dell'intero percorso, perché poi il Ministero finanzierà alcuni tratti dove poi bisognerà fare il definitivo e l'esecutivo, cioè anzi lo finanzierà tutto, ma partendo da dei tratti prioritari in cui per ogni regione dovrà indicare quali sono gli obiettivi.
la capofila avrà, diciamo, sì, avrà dei finanziamenti importanti e avrà anche la, siccome già gran parte della ciclovia è già realizzata e o in fase di realizzazione, tra cui le parti più costose, cioè i ponti, sotto questo profilo, diciamo, il finanziamento aiuterà tantissimo a arrivare quasi alla definizione completa. Passiamo alla prossima. Ecco, questi sono già i finanziamenti che la Regione Marche, ancora prima di quelli nazionali, eccetto i ponti, ha già messo nell'Adriatica. Stiamo parlando di circa 14 milioni e 2, con il cofinanziamento del Comune arriviamo quasi a 18 milioni di euro di finanziamenti solo sull'Adriatica, già stabiliti dove sono, già parti dei lavori sono conclusi, con cui la ciclovia quella di questo pomeriggio è cofinanziata al 75% dalla Regione Marche. E sono tutti e sono finanziamenti por fesa, dove la Regione Marche cofinanzia il 75%. Queste sono tutte le 13 ciclabili di cui parlavamo prima. Andiamo avanti. Ecco, sono le 13 ciclabili che seguono, come dicevo prima, tutte le parti, diciamo, le valli, e quindi hanno un'infrastruttura anche semplice, perché chiaramente è un'infrastruttura fondamentalmente di pianura e passa anche nelle zone in parte più urbane, vicine ai centri urbani più importanti. Questi sono i 5 ponti che in parte abbiamo realizzato, in parte stiamo realizzando, stiamo progettando, che è Cesano, Chienti, Tevivo, Aso e Tronto. Valgono 6 milioni e 2. Sì, alcuni già fatti. Questi sono i finanziamenti totali degli FSC e dei PORFES, che sono 50 milioni e 300 mila euro che ha messo la Regione Marche, oltre i 14 di cui abbiamo discusso prima, oltre a quelli che verranno gestiti, verranno come erogati dallo Stato sulla ciclovia Adriatica. Permettono di fare più di 250 chilometri di ciclabili e quindi avere, come dire, forse ancora con più del 50%. Sì, con quelle già realizzate. Vabbè, abbiamo messo una serie di ponti. Questi sono i progetti di fattibilità sul Tonto. Passiamo al prossimo. Passiamo, andiamo a vedere gli altri ponti. Però nel territorio della tutti i allora, in questo caso i progetti abbiamo la progetto di fattibilità approvato, non solo in linea tecnica come alcuni, ma tutti i ponti hanno il progetto di fattibilità approvato con la conferenza di servizi, con la valutazione di impatto ambientale, la VAS, cioè tutte le procedure ambientali che portano via tanto tempo, tutte concluse. Quindi ci ritroviamo a questa fase che a giorni il bando conclude, nel senso predisposto, a giorni verrà pubblicato, veramente stiamo aspettando qualche giorno, la gara per i definitivi esecutivi di tutte le ciclabili, con il lavoro della fattibilità, normalmente un lavoro, come dire, abbastanza semplice, in questo caso la complessità è dovuta a mettere sempre in accordo non un comune, ma 6, 7, 8 comuni. E quindi sui corsi d'acqua, sulle fosse di corsi d'acqua ci sono tantissimi vincoli. E quindi sia paesaggistici, mai idraulici, anche idraulici, per cui è una progettazione molto complessa che si deve fare insieme a tanti. Si capisce la bellezza anche del poter essere in questi posti qui. Immagina che pedali, guardi la foce del fiume, il mare, dal punto di vista storico. In questo caso il ponte è una specie di terrazzo che si affaccia verso il mare, perché la parte portante è un arco dietro, tutto lato monte, lato ferrovia. Quindi sì, diciamo passando poi verso in bicicletta, lato ha una larghezza di 5 metri, quindi permette anche di fermarsi, perché è una visione particolare quella di stare in alto su un fiume e vedere il mare. No? Se l'avessimo più tu, era già nei filmati delle Marche per la pubblicità, sì, così davanti al mare. Sì. Tutta in acciaio, tra l'altro. Poi le varie ciclovie, adesso passiamo velocemente, abbiamo tutte le, in questo caso abbiamo la fattibilità tecnico-economica tutta approvata, stiamo parlando di quella del Foglia, e abbiamo la gara per il definitivo esecutivo che, come dicevo prima, sta uscendo a giorni, perché stiamo facendo 6 gare contemporaneamente per i vari lotti, per uscire per la progettazione di tutto. È leggermente più indietro quella del Metauro, perché la conferenza tecnica non si è conclusa per un tema legato con Società Autostrade che stiamo chiudendo, mentre le altre hanno il progetto tecnico approvato ma non la conferenza di servizi finale. Fino a Fossombone, questa arriva fino a Fossombone, fino a Tavernelle, proprio per Fossombone. È un pezzo della ciclovia nazionale. L'Esino invece è divisa per parti, perché ha la parte dove sta di Iesi, che è già firmata la convenzione, oltre per il progetto di fattibilità,
siamo pronti per adesso per la gara del definitivo esecutivo, ma nel frattempo il Comune di Iese ha firmato la convenzione, non l'accordo di programma, perché si è attivato in maniera simile. Ma anche da Sasso Ferrato al mare, perché tutto questo è tutta... Sì, questa è da Sasso, tra l'altro una parte particolare, ha una parte particolare che stiamo facendo altre due cose. Sì, due cose importanti. La prima con ANAS, stiamo rivedendo tutta la statale che passa sulle grotte, di fronte alle grotte di Frassassi, quindi la ciclovia è leggermente più dietro per quel tratto, perché ANAS ha già fatto il definitivo, sta facendo l'esecutivo, vale Luca 20 milioni di euro, cioè ANAS mette 20 milioni di euro sulla viabilità, la mette tutta in sicurezza e quindi la biciclabile potrà passare, diciamo, in corrispondenza anche delle gallerie. Abbiamo ma non fatto un bel comunicato con quelli di fa che dicevano che non hanno fatto niente per la provincia, ma hanno fatto delle chili di opera tra cui questo. E poi stiamo anche finanziando con finanziamenti Rendis anche la messa in sicurezza della vecchia strada che ha degli elementi franosi, quindi lo stiamo finanziando anche quello. Possiamo andare avanti anche velocemente adesso. Il Tenna lo stesso, abbiamo la fattibilità. Passiamo alla prossima. L'ASO è approvata, fra poco dovremo c'è la gara per sempre per il definitivo. Ah no, dovremmo fare noi il definitivo esecutivo. Il Tronto ha delle parti dove riusciamo per la parte legata alla foce, eccetto il ponte, a dare l'incarico direttamente del definitivo esecutivo. Quindi ci aspettiamo di avere il definitivo entro novembre 2020, perché lo diamo direttamente. E poi abbiamo gli ultimi finanziamenti legati ai Port Feser, dove tutto è finanziato, no? questa è finanziata e ha detto che il Port Feser ha un funzionamento diverso per noi dall'FSC. L'FSC, la regione, finanzia completamente almeno delle scopri, quindi ha un'origine e una destinazione anche chiara. Immaginate da qua al mare. Questa passa da dopo, sì. Sì, perché praticamente è tutta finanziata. Poi con gli... quella zona bellissima, tutta la... è tutta finanziata in parte questa, con gli FSC. Questo è il bello, sa, perché è delle marche, c'è cioè, tutto il tratto della Sardegna, sì, che è una riserva, una riserva naturale, e poi abbiamo fatto un ponte che se avessimo fatto noi ad altri. Il ministero adesso è cambiato, vabbè. Abbiamo già che stiamo cambiando. Stiamo sistemando, però era per ponte che si vedeva prima che passa in Abruzzo. Quindi vedi la roccia, il travertino scavato dal Tronto, poi vedi la sabbia del Tronto che si deposita fino alla Sentina. Quindi anche tutto il ciclo della roccia, dalla roccia viva fino alla sabbia. Gli aeroni, il nostro peralino. Abbiamo altri finanziamenti che stiamo gestendo, passiamo alla prossima, questa è nel Maceratese, sono questa i professori. La parte gialla è finanziata. Una struttura rete. La parte gialla è finanziata direttamente da regione, non con il professor, per 1 milione di euro, dall'abbazia di Piastra, no? C'è un tratto che viene finanziato. Poi la prossima, passiamo anche alle prossime. Quello dice prima di Macerata, no? Sì. Oltre a questo, la Regione Marche ha finanziato con 2.700.000 euro gli ulteriori. Che non vuoi fare dispetti, no? Allora, in questo caso vale 2.700.000 euro, stiamo finanziando la ciclovia sul Cesano, Musone, Potenza, Tervigo e Tesino. Abbiamo già stabilito tutti i comuni capofila e quindi che abbiamo già girato la parte economica e stiamo. Ma è l'assesso di quanta generosa? L'unica ciclovia finanziata con poco è nel dicembre. È in proporzione alla lunghezza dell'asta fluviale. Se avete l'asta corta. No, andiamo alla prossima, che forse è l'ultima. Benicino. Ecco qua, stiamo finanziando anche il bike park, uno del Montefeltro, abbiamo già iniziato i lavori per la strada di accesso. Li stiamo eseguendo in questi giorni per la salita Pantani, stiamo facendo i lavori, sono stati consegnati, sono già iniziati i lavori veri e propri con la ditta. Quando finiscono? 90 giorni contrattuali. Troppi. No, però dicevano che finivano prima. Per agosto quest'anno è lavorativo, sono stati fermi con Covid 2 mesi. E che voglio festeggiare, però c'è un dentro, c'è un tipo che si è lamentato e non possiamo finire adesso, perché se no. Allora, l'obiettivo nostro era più di settembre, vediamo un attimo se... Allora, questo è un po' il quadro di tutte le parti che si sono attivate.
sono tutte le parti che sono attivate, comprese... Me li giri tutti digitalmente su WhatsApp? Sì, me li giri su WhatsApp dopo. Anna, fai conclusione. Guardate, voi avete... Allora, le conclusioni... cioè, le conclusioni io me le eviterei, se non dicendo che è stato un lavoro promesso dal Presidente, perché insomma tutto questo fa parte di un'idea delle Marche completamente diversa. Noi quando ci siamo insediati, il Presidente, con il Presidente abbiamo pensato a delle Marche di qualità, delle Marche a basso impatto ambientale, a delle Marche sostenibili, che non sono state parole vuote. E non a caso noi abbiamo pensato alle ciclabili come delle vere e proprie infrastrutture, prima lo diceva Nardo, sostitutive della macchina. Siamo diventati la prima regione d'Italia per biologico, abbiamo alzato il livello della qualità anche dell'accoglienza delle nostre strutture residenziali, siamo cresciuti dal punto di vista dei prodotti di qualità certificata. E quindi tutto questo, andare anche incontro ad un turismo che è completamente diverso e che è un turismo che è interessato anche alle aree interne, che ovviamente considera anche le aree costiere, perché ci deve essere assolutamente un'intersezione e una complementarietà tra i tratti, sia quelli diciamo della costa che quelli interni. Ecco, questo progetto fa parte di tutta questa idea di Marche di qualità. E credo che sia stato percepito il lavoro, perché se la Love Planet ci aveva definito la seconda meta del mondo, la seconda meta del mondo dopo la Via della Seta, ecco, se avessero saputo questo, ecco, che era in costruzione, che in parte è stato costruito e che abbiamo poco rappresentato, come spesso ci è successo. Abbiamo raccontato poco le cose che abbiamo fatto. Ieri ho incrociato in un bar, un signore mi fa, si ricorda di me? Io l'ho guardato, detto, francamente... Era uno di quelli che ha preso il diploma del primo corso per accompagnatori turistici in bicicletta. Sì, esatto, cioè anche questo abbiamo fatto. La cura nel progetto di tutti gli aspetti. Cioè la differenza fra buttar lì una cosa per la comunicazione, invece farne una nella cura di ogni dettaglio. Esatto. Su base di fondamenti, come diceva Anna, solidi, ma che arriva fino a quel signore, esatto, che in quel bar mi saluta perché adesso, ho detto come è andata, senza Covid forse andava meglio. Però insomma a quel punto porterà anche la sua passione con un corso della regione che si è occupata anche, certo, della formazione dell'accompagnatore turistico in bicicletta. Poi non solo, noi queste sono infrastrutture vere e proprie, queste di cui abbiamo parlato, cioè vengono definite dal codice del Rio infrastrutture, mentre poi c'è tutto il sistema invece di Marche outdoor, che è tutto il sistema turistico che si connette a queste, più tutti gli altri tratti di cui parlava il Presidente, che sono quelli urbani all'interno delle connessioni che sono di livello comunale. Quindi a questo va aggiunto tutto Marche Outdoor, che è un altro dei percorsi verso una diversa percezione anche delle Marche. Benissimo. Ultimo filmato? Vediamo il filmato. Pure questo va a scatti, no? No, se ne vediamo. Mi pare a scatto. La Love Planet avesse detto che eravamo la seconda meta, quando il Presidente l'ha detto l'ha dovuto dimostrare, perché io non ci credevo. È vero. L'ha dovuto far vedere. Bene, dopo questa rapida presentazione del progetto Ciclovia delle Marche, stato avanzamento. Diciamo, lasceremo. Abbiamo pagato, mi sa, anche tutte le biciclette. Lasciamo anche i soldi per finire le realizzazioni, questo è. C'era poi un tema legato al fatto che c'erano diversi dati che non sono stati filtrati, quindi tra l'altro. Sì.
quelli che abbiamo realizzato e che sono finanziati sono la maggior parte, quindi poi noi le aumentiamo, cioè le aumenteremo, però queste sono praticamente quasi tutte finanziate se voi guardate i tracciati. La fatti vedere prima Nardo nel dettaglio. Mancano i pezzettini gialli e mancano la parte nazionale, no? Con le connessioni nazionali. Dovrebbe essere 500. Le 13 noi finanziamo 250 km, che è circa il 50%. Quindi ma non sono 300, quindi... però Adriatica sono meno, sono 170. Quant'è? Ah, ok. Sì, ma ce n'è adesso un dato, forse era nelle slide. Però mi pare... Credo che siano 170 km già realizzati. Aspetta, ve lo dico, eh. E una parte già finanziato. Ci vediamo un po' forse un po' più avanti. Vuoi vederlo tu? Ora. Ecco, qui ci dovrebbe essere scritto. Allora. Tratto delle Marche 297. Quanto, allora.